Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Finalmente domenica, quindi buona domenica a tutti. E siamo di nuovo qui, come sempre, con le news della settimana. Finalmente la smettiamo di parlare di Star Wars, anche se un po' mi dispiace, ma nelle ultime settimane praticamente non abbiamo parlato d'altro. Anche perché maggio, si sa, è non solo, non c'è non solo lo Star Wars Day, ma è un po' un mese dedicato proprio a Star Wars. Ma oggi finalmente parliamo un pochino di Marvel. Infatti saranno contenti i fan della Marvel del canale, tra cui saluto il capitano, e siamo qui appunto con un annuncio e una release, quindi sarà un video abbastanza breve. E vi invito, ragazzi, a rimanere fino alla fine del video perché ho da dirvi una cosa che riguarda il canale. Ho bisogno della vostra opinione, come sempre, quindi rimanete fino alla fine. Un'altra cosa prima di cominciare è che per quanto riguarda la release di cui parleremo fra poco, potrei fare spoiler a qualcuno. Perché si tratta del personaggio di Loki, ok? Quindi ve lo anticipo già adesso nell'introduzione. E per chi ancora non ha finito la serie, che ha due stagioni, quindi chi non ha finito ancora la seconda stagione, magari è meglio che non guardi questo video, skippa direttamente alla fine, oppure, ragazzi, mi dispiace, ma qui purtroppo devo fare per forza spoiler. Quindi cominciamo con l'unica release da parte di Hot Toys, che è questo Black Panther. Black Panther, che è abbastanza interessante se vogliamo. In realtà a me, anche quando fu annunciato, non suscitò un particolare interesse. È un Black Panther, diciamo, meccanico, una sorta di armatura particolare che ha la capacità di trasformarsi, come potete vedere, nella pantera. È molto interessante questa cosa, è una nuova feature da parte di Hot Toys, probabilmente uno dei tanti esperimenti che ogni tanto fa, e esteticamente è figo, cioè a me sinceramente piace, però non ne vedo in realtà l'utilità. Possiamo vedere comunque che è ben realizzato, molto figo, e ha anche la funzione a LED. Quindi veramente bello. Ultimamente circolava sul web, soprattutto sui gruppi Facebook dei collezionisti e quant'altro, come vedete intanto è 35 cm più o meno, quindi un po' più alto del Black Panther, ad esempio, che ho io in collezione, quello con il 2.0. E guardate che figata anche la pantera di 16 cm, bellissima. E vi dicevo, circolava la news secondo cui all'interno del petto di questo Black Panther ci sarebbe stato un Black Panther in miniatura, e qualcuno diceva che era un Photoshop. Invece, a quanto pare, sembra che sia davvero così. Quindi è molto curiosa come cosa, potrebbe essere un po' una pacchianata, però vediamo intanto un paio di news. Quindi abbiamo le molte funzioni LED e stiamo parlando di Black Panther direttamente da Marvel's Avengers Mac Strike, è di un artista, questo Adi Granoff. E niente, quindi 35 cm di altezza, 30 punti di snodo, contiene anche materiale in diecast e ha varie funzioni speciali, eccetera, eccetera. Non mi soffermo troppo, ragazzi, perché credo che non sia molto chissà quanto interessante. Il prezzo è anche abbastanza alto, 441, però se ha delle parti in diecast ci potrebbe stare. Comunque, passiamo alla ciccia, quindi adesso c'è lo spoiler. Finalmente, come vi avevo detto in diversi video fa, sapevo che sarebbe stata prima o poi annunciata questa versione, perché Hot Toys ha fatto bene a farla, nel senso, sarebbe stata una grande mancanza se non l'avesse fatto. Quindi sto parlando di Loki, di God Loki, quindi la sua ultima versione, tratto dall'ultimo episodio della stagione 2, quindi l'episodio conclusivo della stagione. È bellissimo, secondo me, head sculpt comunque azzeccato, tratto sempre dalla serie. Uscirà in due versioni, che sono la versione standard, o qui sul sito Sideshow, denominata Collector, e la Artisan, che ormai sembra un must have in moltissime uscite di Hot Toys. Artisan che sarà ovviamente, come sempre, in edizione limitata. Andiamo a vedere subito qualche immagine perché è veramente figo, raga. Già mi è giunta notizia che sono stati tantissimi i preordini, che è appena uscito il preordine anche sul Colosso dei Nerd, poi lo vediamo alla fine.
E andiamo a vedere intanto l'altezza, come vedete c'è anche il trono, una basetta un po' più grande di quella solita, una basetta che è praticamente una sorta di pentagono, quindi carina, carina, con il trono che dovrebbe essere in plastica, ma con la verniciatura, con il painting metallizzato, quindi non è oro, grazie al cavolo. L'elmo con le corna che dovrebbe essere magnetico, anche questa cosa molto interessante. Non ha nessuna funzione LED e ha però un background. Questo qui, non so se voi lo vedete, ma un background alle spalle, il classico background diviso in tre sezioni che troviamo anche in altre doll, come ad esempio Ahsoka, per dirne una. Poi ha i fili che rappresentano le linee temporali, di cui diviene praticamente la divinità alla fine della seconda stagione. E nulla, a me sembra davvero una gran figata. È il Loki definitivo, se vogliamo vederlo dal punto di vista dell'apparizione dell'attore, perché probabilmente ovviamente non ci sarà un'altra apparizione dell'attore, per almeno ad interpretare Loki, però è davvero figo. Ovviamente solita funzione degli occhi, dei bulbi che sono ruotabili. Trono in plastica, vi dicevo, con la verniciatura dorata e un sacco di mani. Adesso andiamo a leggerli per bene i dettagli perché sono abbastanza interessanti. Abbiamo quindi, ok, la stagione 2, vediamo che cosa ci sarà nella scatola. Un nuovo head sculpt con appunto occhi ruotabili, va bene, ok, 31 cm di altezza per la doll, 30 punti di snodo. Abbiamo 10 praticamente paia di mani, dovremmo avere quindi i pugni delle mani aperte, a cui tra l'altro possono essere attaccati poi questa sorta di fasci verdi per dare questo effetto appunto che lui stia tenendo le fasce temporali, le linee temporali in mano, e delle mani rilassate, le mani appunto per tenere anche questi in un'altra circostanza, insomma, ed un paio di altre mani con delle mosse, insomma. Poi tutto ovviamente verniciato a mano e abbiamo il vestito che è completamente in tessuto. Il mantello, cosa importantissima, è con il fil di ferro, quindi figata. Finalmente sono contentissimo che Hot Toys stia finalmente adattando i fili di ferro nei mantelli, nei vestiti. E abbiamo appunto l'elmo che è con funzioni magnetiche, quindi bene. E vi dicevo appunto quelle mani con l'effetto traslucido che abbiamo visto nello scorrere delle foto, quell'effetto con le mani tutte verdi, diciamo. Davvero figo, mi piace tantissimo, secondo me la resa dell'attore è veramente bella, veramente buona. Elmo magnetico top. C'è l'elmo, l'unico mio dubbio è la quantità di spazio che occuperà, perché è una figata anche con l'effetto verde dietro nel background. È bellissimo, ritrae la scena alla perfezione, però occuperà veramente un sacco di spazio in collezione, quindi devo vedere un attimino dove posizionarlo. Prezzi: €278 sul sito Sideshow, che saranno, vi do un piccolo spoiler, 310 sul Colosso dei Nerd, quindi un prezzo più che abbordabile in linea con tutti gli altri, vista soprattutto la quantità di roba che c'è, raga. C'è il trono, c'è la vasetta più grande, non ci sarà un secondo head sculpt, però voglio dire, 310 per una roba del genere con una sorta di diorama, secondo me è perfetto. Riguardo invece l'Artisan Edition, come vedete, solito limite a 2500 copie in Europa. Ovviamente l'Europa è uno di quei mercati che Hot Toys non se caga di striscio, quindi non ci sono delle copie previste per l'Europa, se non se volete ottenerlo appunto tramite la coda, ma già dovrebbero essere stati già tutti venduti. E niente, l'unica differenza appunto sta nei capelli, che come vedete sono impiantati, fighi, però secondo me i €426, cioè sono quasi €150 in più, come sempre ragazzi io la penso così, poi c'è chi magari non sarà d'accordo con me, ma secondo me per il momento ancora non li vale. Per il resto tutto identico, quindi unica differenza, capelli impiantati. Quindi ragazzi, solito giretto su il Colosso dei Nerd per vedere l'ultima novità. Intanto, oltre alla statua che abbiamo già visto l'altra volta di Tony Montana tratto da Scarface, il cui prezzo è 649, ma vi invito
come sempre, a contattare il Colosso se foste interessati, perché ci sarà una piccola sorpresa per voi. C'è anche la versione con i capelli, appunto, 1100, cioè quasi il doppio per sti due peli. Queste sono le cose che io proprio non riesco a sopportare, e non è ovviamente colpa del Colosso, ma questi sono i preordini che gli vengono donati. Poi abbiamo i prezzi anche, come vi accennavo nello scorso episodio, di Darth Maul, 300 versione standard, 410 quella deluxe con il Sith Speeder. È disponibile anche il nuovo Stormtrooper, sempre di Star Wars, 280. Poi c'è un sacco di roba figa, ragazzi, model kit e quant'altro. Un Gohan bellissimo della Figuarts Zero, nella scena iconica con i mini cell. Oddio, si chiamano mini cell? Ecco, prendo le criticone. E poi guardate, un sacco di bella roba, anche la proprica di Legend of Zelda, il nuovo Rubik della Chocobin, insomma, un sacco di roba figa. Quindi, come sempre, ragazzi, vi invito a farci un salto, perché mi sa che qualcosa vi portate a casa se ci andate. Ora, detto questo, raga, io chiudo il video. Vi volevo dire quella piccola cosa della conclusione, insomma, come avete notato, io non lo so perché YouTube ultimamente non manda le notifiche, e infatti è una roba proprio, lasciamo perdere. Quindi ho fatto un post sia su Facebook che su YouTube in cui vi chiedo appunto disponibilità per quanto riguarda le live. Vorrei cominciare a portare delle live sul canale, e siccome faccio un lavoro un po' particolare a turni, cioè in cui faccio i turni, non posso darvi un giorno preciso, tipo ogni lunedì alle ore X, non lo posso fare. Però vorrei cominciare facendolo all'inizio della settimana, quindi magari, che ne so, se sono libero il lunedì posso fare il lunedì, se sono libero il martedì le faccio il martedì, dipende. E ovviamente man mano che imparo a fare queste cose vi aggiornerò di settimana in settimana, insomma. E state votando, ho fatto appunto questi due post per farvi votare quale sarebbe l'orario secondo voi più congeniale. Ho messo due fasce, una che sono dalle 6:30 per esempio alle 8 di sera ovviamente, e l'altra invece dopo le 21. Quindi se vi va andate sui post di YouTube, e votate, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate. Le live all'inizio soprattutto verteranno appunto sulla discussione di quelle che sono le news. Quindi se la domenica esce il video sulle news, i giorni successivi, insomma, in live ne possiamo parlare tutti insieme, voi potete commentare con me, potete dire a me questa cosa piace, questo non mi piace, questo lo preordino, questo no. Se abbiamo magari delle versioni precedenti di doll, esempio parliamo di Darth Maul, vediamo insieme in live la versione precedente, la confrontiamo con il nuovo annuncio, insomma, ho in mente di fare qualcosina di carino. Ho una tecnologia un po' vecchiotta per fare queste cose, ma ragazzi, io ci metto tutto l'impegno del mondo. Ora, non mi volevo prolungare tanto, ma come al solito arrivo sempre lungo, ragazzi, quindi vi chiedo scusa. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche qui sotto nei commenti di questa cosa delle live. Spero di poter cominciare già domani, lunedì, ma non vi prometto niente. Poi ovviamente vedrete, spero che YouTube vi mandi la notifica ancora. E detto questo, appunto, fatemi sapere, raga, fatemi sapere anche soprattutto di questo Loki, che è la cosa più importante. E ci vediamo stavolta martedì, mi sa, con un video molto carino, perché vi faccio vedere un pacchettino misterioso che mi ha mandato un'iscritta, che saluto, ciao Sara. E quindi vi faccio vedere questo pacchettino che mi ha inviato, un video molto carino secondo me. E poi giovedì con i soliti unboxing, poi se ce la faccio metto le premiere, così saprete insomma che cosa esce. Raga, io adesso vi saluto, ancora buona domenica, buon weekend, e ci vediamo con il prossimo video. Ciao raga, a presto!